AD. Nell'anno del Signore, 3 aprile 2016, Caterina del Carretto di Prunetto, signora del drago, fa ritorno nella sua dimora e il castello torna a nuova vita. È stata una giornata veramente incredibile dal punto di vista della partecipazione ed è andata al di là di ogni aspettativa e sicuramente non c'è premio migliore per chi come noi sta cercando di organizzare un qualcosa che prima non c'era. A tal proposito vi consiglio di seguirci anche sul nostro sito www.castellodiprunetto.it per tenervi aggiornato di tutte le iniziative che abbiamo già programmato e stiamo programmando per voi, e non solo di natura medievale. Ne approfitto anche per ringraziare tutti coloro che ieri, sfidando anche un meteo avverso, hanno deciso di percorrere tanti chilometri per venirci a trovare a Castello. Sua Maestà Caterina ovviamente ringrazia tutti quanti. E parlando sempre di ringraziamenti, oltre che il nostro media partner esclusivo Telecupole, vogliamo anche ringraziare quei prunettesi, questi amici di Prunetto che abbiamo conosciuto in questi pochi mesi di nostra permanenza nel paese, che domenica ha voluto farci un regalo grande, si sono infatti fusi con noi. Non c'erano quindi solo figuranti fureste che rivenivano da fuori, ma erano alcuni degli abitanti che hanno voluto vivere una giornata a diretto contatto con la corte come si faceva nel Medioevo, quindi anche a loro vanno i nostri più sinceri ringraziamenti di vero cuore. Oggi ci troviamo al Castello di Prunetto, dove io, Beatrice Folera, in veste di ambasciatrice del territorio, sono molto contenta di essere presente a questo importante appuntamento per valorizzare il territorio dell'Alta Langa.